video dedicato a dei recuperi, ma anche video dedicato a dei dubbi e a un progetto che vorrei condividere insieme a voi. Buoni fumetti a tutti. Cosa è successo? È successo che nello scorso fine settimana, facendo due passi per il centro di Modena, la mia città, ho trovato un mercato vintage. Sostanzialmente vendeva roba vintage, vecchie stampe, dischi di vinile, soprammobili, vecchi giochi di società, insomma, per una persona come me una gioia immensa. Ovviamente mi sono fermato in questa fiera, l'ho voluta esplorare a fondo fra i vari banchi. Che cosa ho trovato? Ne ho trovato uno che vendeva fumetti usati, quindi mi ci sono subito catapultato e ho fatto un recupero. Di che cosa? Di alcuni albi di Dylan Dog Color Fest. Sul canale trovate in realtà almeno un paio di video in cui parlo di questa collana di Dylan Dog. Uno è un video in cui illustro i primi 14 albi che possiedo di questa collana, che comperai al tempo in cui uscirono in edicola. Poi c'è un video più recente dedicato all'ultimo albo, credo tuttora in edicola, relativo appunto a Dylan Dog Color Fest. Ma perché ho fatto questo recupero? Perché in realtà mi ero un po' pentito di non avere portato avanti questa collana, che è una collana a mio parere molto interessante, forse probabilmente l'unica collana veramente veramente un po' spregiudicata all'interno, spregiudicata in senso buono, all'interno della casa editrice Bonelli, nel senso che si fa molta sperimentazione, non si ha paura di osare. Soprattutto da un punto di vista grafico è uno spettacolo, a mio parere, per gli occhi. Ma vado subito a farvi vedere qualche cosina e poi vi esporrò anche qualche dubbio che mi è venuto facendo questo recupero, ma mi piacerà poi sentire quello che è il vostro parere in proposito. Allora, il primo albo che ho recuperato è il numero 16, Tre passi nel delirio si intitola. Vedete che in copertina di ognuno di questi albi viene indicato quante storie ci sono. In questo caso vedete tre storie complete. All'interno ci sono diverse storie, non sto a dirvi gli autori, tutto quanto vi faccio vedere di ogni albo qualche tavola. Guardate anche l'inizio. Tra l'altro questo albo segna un cambio di passo all'interno di questa testata, perché cambia la periodicità, cambia la carta, viene tutto illustrato da Roberto Recchioni, che al tempo era il curatore di Dylan Dog, nel redazionale in seconda di copertina. Vi faccio vedere qualche tavola. Ecco, a me piace moltissimo, mi piace moltissimo l'apparato grafico. Allora, di Recchioni si possono dire molte cose, ha fatto cose buone, ha fatto cose meno buone, a mio parere, all'interno di Dylan Dog. Quello che però, secondo me, è uno dei meriti principali della gestione Recchioni è che questo autore e anche curatore, in questo caso della testata, guardate che tavole, ha indubbiamente portato una ventata di sperimentazione all'interno della testata di Dylan Dog che mancava da molto tempo. Ora, questa sperimentazione è stata gestita a volte in modo forse un po' troppo, vogliamo dire, controcorrente rispetto a quello che era un po' erano i crismi, i canoni della collana. Altre volte è stato invece, secondo me, gestito molto bene. Quello che, guardate alcune risoluzioni grafiche di questi albi, veramente molto molto interessanti. Vi faccio vedere brevemente tutto quello che ho recuperato. Prima, l'albo diciamo più vecchio che sono riuscito a recuperare è il numero appunto 16. Poi mostro in ordine cronologico. Poi c'è il 18, sono riuscito a recuperare, dove si fa un remake di alcune storie di Dylan Dog, classiche, oserei dire. Già la copertina, vedete, è piuttosto, insomma, rimanda palesemente al numero 1 del mensile. Dicevo, ecco, quello che mi ha colpito e che mi colpisce in questa serie sono le tavole. Sono veramente, ci sono delle risoluzioni
Ecco, per esempio, vi faccio vedere, in diciamo, anche qui in questo albo ci sono tre storie. L'ultima in particolare non posso farvi vedere proprio tutto, perché sennò verrebbe un video veramente lunghissimo. Sapete che amo la sintesi quando riesco, quando insomma, la mia vena logorroica me lo permette. Amo la sintesi. Allora, vedete, Diabolo the Great, questa ultima storia, ovviamente riferita a Diabolo il Grande. Uno dei primissimi numeri di Dylan Dog, mi ricordo ancora dove l'ho comperato, addirittura Diabolo il Grande, a suo tempo, credo fosse l'87, ma volevo farvi vedere la risoluzione grafica. Vedete che si parte con delle tavole tutto sommato abbastanza in sintonia con lo stile bonelliano, ma, sorpresa, guardate che omaggio ai racconti della cripta. Fantastico, guardate la grafica che richiama palesemente quelle tavole. Quindi, ovviamente, anch'io quando le ho lette, insomma, un tuffo nel passato. Guardate, anche più avanti, guardate. Ci sono delle risoluzioni sperimentali o anche omaggi a vecchie, come dire, a vecchi parametri, a vecchie illustrazioni. Che io apprezzo moltissimo. Tra l'altro, un ulteriore merito di Recchioni è quello di avere dato spazio a moltissimi giovani talenti all'interno di questa collana, ma non solo, però in particolare all'interno di questa collana. Guardate, per esempio, la copertina di questo terzo Color Fest, numero 19, che anche questo contiene tre storie. Presenta la copertina, in questo caso faccio il nome perché è veramente bella questa copertina, di una giovanissima, si dice all'interno della rubrica da parte di Roberto Recchioni, Jessica Cioffi, molto brava. Vedete che Recchioni, diciamo, in questa fase, in questo ambito di Color Fest, si può dire che sia stato anche un po' un talent scout, cioè nel senso uno scopritore di talenti. Molto attivo. Guardate intanto anche le risoluzioni all'interno. Guardate che tavole. Le storie, devo dire la verità, ne ho lette diverse, non le ho lette tutte. Sulle storie, devo dire, posso dare pareri alterni. Alcune mi sono piaciute più di altre, ma questo, insomma, sta nei gusti personali, come anche la grafica, ovviamente, l'apparato iconografico di questi albi, però insomma devo dire che la sperimentazione su questi albi non ha pari in nessun'altra collana della Bonelli e raramente anche, credo, a livello italiano. Guardate qua, una splash, a parte che anche le tavole e le illustrazioni a colori, a mio parere, sono molto belle. Poi è chiaro che ci sono anche degli artisti che possono avere degli stili, per esempio questo, molto particolari, ma nel contesto, cioè in una testata che, come ha ribadito anche Recchioni in alcuni redazionali, ha come punto saliente, come caratteristica principale, o una delle caratteristiche principali, quella di sperimentare, ci può stare anche questo tipo di estremismo, diciamo così, iconografico. Si va avanti il numero 20 e poi vi dirò, diciamo, la mia perplessità. Il numero 20, il buono, il brutto e la cattiva. Anche in questo caso, Roberto Recchioni fa una opera di talent scout, perché questa copertina, a mio parere, è molto bella, è di Marco Mastrazzo, cioè un artista che, come ci narra Roberto Recchioni nel redazionale all'interno, eccolo qua, Recchioni ha conosciuto bazzicando su Facebook, quindi gli è piaciuto evidentemente lo stile di questo artista. Effettivamente, guardate anche questa copertina com'è. Quasi metallico il colore di questi esseri che ci sono diciamo, intorno a Dylan Dog, una copertina molto orrorifica, molto inquietante, con dei colori quasi metallizzati in certi casi. Però ecco, questa continua ricerca di talenti, di artisti anche d'avanguardia sotto certi punti di vista. A me piace, sono un amante delle illustrazioni, sono un amante del fumetto. Tra l'altro vi segnalo che una,
storia in questo albo è disegnata da Nives Manara, sorella di Milo Manara, e vi faccio vedere la, lo stile richiama in effetti molto quello del fratello Nives Manara, che poi sono andato anche a documentarmi su quest'artista, molto brava, devo dire la verità. Vi faccio vedere che in certi momenti richiama molto molto lo stile, ecco, di Manara, vedete, di Manara fratello intendo. E ho saputo che ha collaborato anche con una rivista che si chiama Corto Maltese, di cui possiedo il primo numero, ve lo faccio vedere, non c'entra niente con i recuperi, però vabbè dai, si fanno dei video, insomma, ci può stare anche qualcosa di estemporaneo, ve lo faccio vedere, questo è il numero 1, anno 1, numero 1, vedete, ottobre 1983, costava 3.500 lire. All'interno diversi artisti, Ugo Pratt, Milo Manara, appunto, Crepax, eccetera, eccetera. Sempre bello vedere le illustrazioni di Ugo Pratt. Scusate se ve lo mostro, ma io ho un debole per questo grandissimo, secondo me, artista. Torniamo sul pezzo e torniamo su i Color Fest. Ho trovato sempre su questo banco di questo venditore, molto fornito in realtà, ho trovato anche il numero 21, lo Scuoti Bar, e anche qui abbiamo una copertina abbastanza inquietante. Un albo che tra l'altro ho controllato nel sito Bonelli, questo albo addirittura risulta esaurito. Anche in questo caso, ecco, qui diciamo c'è una storia sola, vedete, viene indicato una storia sola, inedita e completa, sempre a colori. Qui brevemente vi posso dire che la storia è di Giovanni Masi, ma i disegni, ecco, volevo far notare, sono di Giorgio Pontrelli, che è un artista che a mio parere nel colore trova una esaltazione ancora maggiore, molto bravo, a me piace moltissimo Pontrelli, ha un tratto molto chiaro, guardate questo viso di Groucho. Sono tutti albi in cui la sperimentazione, soprattutto visiva, perché poi le storie alcune, devo dire, sono abbastanza prevedibili, però altre invece sono belle, non è che, per carità, però insomma c'è un po' un misto anche in questo caso. Però vedete, certe risoluzioni, guardate qua, questa doppia splash, certe risoluzioni, insomma, a me colpiscono, devo dire la verità. Vado avanti e nel frattempo, mentre vi mostro questi altri albi, questo è il numero 22 del Color Fest, come dire, sollevo anche un dubbio. Allora, sapete quanto li ho pagati questi albi? Tra l'altro ognuno corredato, vi faccio vedere, ognuno corredato da una busta. Quindi non me li hanno venduti così, adesso io li ho sbustati, ma in realtà erano dentro una busta. Li ho pagati 2,10 € l'uno. Ora, questi albi che sono nuovi, nuovi, guardate, non si, cioè, veramente, non sono minimamente rovinati, guarda, non si, cioè, la pagina si richiude, quindi sono stati trattati benissimo, un po' come tratto anch'io i miei fumetti. Bene, 2,10 €, ora nuovi, questi albi costano 6,90 €, se io vado a richiedere gli arretrati al sito della Bonelli, li pago 6,90 €, è vero che sono nuovi, però è altrettanto vero che tra 2,10 € l'uno e 6,90 € l'uno, se io devo fare un recupero importante, incomincia a esserci una differenza economica piuttosto sensibile, a mio parere. Intanto vi faccio vedere anche in questo caso delle immagini all'interno, sempre molto sperimentali. Quindi io ho un progetto che è quello di recuperare l'intera serie del Color Fest. Ma siccome ho una perplessità, che è quella del prezzo, che per carità io non sto dicendo che costa poco, costa molto, sto semplicemente, quello, diciamo, quello nuovo, 6,90 €, quindi quasi 7 €. Ci sta? Il prezzo ci può stare? Non ci può stare? Non scendo, diciamo, nel dettaglio di questa discussione. Quello che voglio sottolineare è che questi albi però, tenuti molto bene, si trovano nei mercatini o anche su internet, probabilmente, certo su internet non si capisce molto bene lo stato di questi albi, mentre invece sui banchi in un mercatino io li ho presi fuori uno a uno dalle buste, con un
pizzico di disappunto del venditore, però insomma, volevo essere sicuro. Ecco, vedete, qua, intanto vi faccio vedere queste tavole, insomma, secondo me, insomma, 2,10 euro circa l'uno, imbustati tra l'altro, quindi anche la busta ha un piccolo costo se vogliamo, quindi insomma, secondo me mi conviene recuperarli in questo modo, potendoli trovare. Vi faccio vedere anche l'ultimo albo che ho recuperato, il numero 32, magari ditemi la vostra, quanto ricorrete voi ai mercatini, quanto investite, diciamo, del vostro budget nell'usato, anche perché i prezzi ne abbiamo parlato tante volte, ne ho parlato io nei video, ma tante volte mi avete commentato i prezzi dei insomma, degli albi, non solo Bonelli, per carità, anche altre case editrici, Panini, Editoriale Cosmo, hanno dei prezzi piuttosto insomma elevati, vogliamo, non tanto per un albo singolo, ma è che se una persona compra più albi magari alla settimana o al mese, insomma, la somma di questi sborsi può essere importante. Dicevo, quest'ultimo albo che ho recuperato ha una particolarità, cioè ha una storia tutta, cioè per i disegni e anche per i testi, fatta da Piero Dell'Agnol, che è uno dei miei disegnatori preferiti. Guardate anche qui che risoluzioni. Veramente, da un punto di vista visivo, questa collana, il Color Fest, è veramente uno spettacolo. Cioè, per chi ama il disegno, per chi ama anche, diciamo, la trasgressione nel disegno, nel senso, non solamente le tavole ortodosse, no? Che sono bellissime, ma ogni tanto, guardate questa splash. Cioè, ogni tanto andare un po' al di fuori anche di questi canoni, guardate, risoluzioni, certo, su una serie mensile forse sono disegni che, forse un po' troppo, però, guardate, su questa serie, sul Color Fest, a mio parere, insomma, fanno la loro figura. Questa è un'altra, guardate, per esempio, l'ultima storia, anche qui ci sono tre storie. Guardate le risoluzioni, guardate questo Dylan, insomma, un po' il colore, un po' la creatività, guardate anche qua, la creatività dei vari artisti, molte di queste illustrazioni sono praticamente dei quadri, io non ho assolutamente, guardate anche questa, cioè siamo a livelli molto molto alti, quindi è anche per questo che io non sto a dire se il costo del singolo albo a 6,90 euro possa essere considerato alto o basso, non è tanto questo il punto è che questi albi io li ho trovati e quindi deduco che altri possano trovarli nei mercatini con un evidente risparmio, quindi il mio progetto è completare la serie del Color Fest, magari quelli nuovi li potrei anche prendere in edicola, è un trimestrale, posso anche farlo, quelli vecchi cerco di recuperarli nei mercatini, ditemi magari la vostra, ditemi quanto, perché questa è una cosa che mi incuriosisce, è bene secondo me un confronto fra di noi su questo tema, ditemi quanto ricorrete ai mercatini, quanto ricorrete all'usato, se vi siete trovati bene, se avete preso magari qualche fregatura qualche volta nell'usato, magari un albo che sembrava tenuto bene poi si è sfasciato, questo non lo so, ma può capitare, effettivamente può capitare anche dall'edicola tra l'altro, quindi insomma, siamo sempre un po', a me è capitato perlomeno. Però vabbè, insomma, volevo semplicemente condividere con voi questo recupero, questo progetto di recuperare tutta la serie del Color Fest, perché vi ho fatto vedere, insomma, diverse tavole, diversi disegni, non sono stato a specificare i vari artisti, perché sennò veramente sarebbe venuto un video molto lungo, e qualche perplessità, qualche dubbio sulla convenienza, a questo punto, di fare ricorso ai mercatini, piuttosto che magari a recuperare questi albi nuovi magari alla casa editrice, però, o in qualche fumetteria, anche a Modena c'è qualche fumetteria che tiene i Bonelli nuovi, anche gli arretrati, però con una differenza di prezzo decisamente molto importante, soprattutto se una persona, un lettore, decide di recuperare molti molti numeri. Bene, questo è un video così, un video parere, un video recuperi / dubbi
che ho voluto condividere con voi. Aspetto come sempre i vostri commenti. Nel frattempo non mi rimane altro che dire buoni fumetti a tutti e alla